sono degli eventi che sono accaduti quando l'organismo era in fase di crescita e quindi hanno dato luogo a delle emozioni troppo forti rispetto alla capacità di quell'organismo di resistere a queste emozioni. Quindi vengono messi in memoria, nella memoria emozionale, come qualcosa di pericoloso e danno luogo a delle reazioni emotive amplificate laddove si verifichi qualcosa che ricorda la persona quello che ha subito. Per difendersi da questo eccesso di sofferenze e di emozioni, vengono messi in moto dei meccanismi che sono inconsci, che servono al bambino e all'adolescente per sopravvivere a questi eventi e poi diventano stabili o disfunzionali magari nell'età adulta. Facciamo degli esempi. Quello più famoso, quello classico, è la rimozione. Quando si è subito un trauma troppo forte, come ad esempio una violenza fisica o sessuale, e il cui ricordo provoca una sofferenza eccessiva, la persona può dimenticare completamente di aver subito una cosa del genere. Si dice l'ho rimosso. Questa non è un'azione cosciente che l'individuo fa, ma è un'azione inconscia. Nel caso invece della repressione, noi abbiamo dei pensieri che ci disturbano, dei desideri che ci disturbano e attivamente cerchiamo di reprimerli, di controllarli, di ributtarli indietro. E quindi questa è la differenza tra repressione e rimozione. Poi abbiamo altri meccanismi di difesa, anche questi inconsci. Per esempio lo spostamento, in cui una persona sposta da qualcosa che in origine era stato associato all'evento traumatico, quindi all'ansia, su un qualcos'altro. E quindi naturalmente evita questo qualcos'altro. Abbiamo per esempio nel caso della fobia, che la persona evita qualcosa di cui ha una fobia, per esempio i ragni. Ma inizialmente la sua sofferenza non era legata necessariamente al ragno, ma a qualcosa che ha associato al ragno. È sufficiente che la persona eviti i ragni per stare un po' meno in ansia, anche se non elimina completamente questo stato ansioso. Allora comincia una serie di accorgimenti di evitamento. Quindi in questo caso eviterà i ragni, nel caso dei luoghi chiusi, come nella claustrofobia eviterà i luoghi chiusi, nel caso dei luoghi aperti, come l'agorafobia, eviterà i luoghi aperti e così via, e così via. Ci sono tantissime forme di fobie. Poi abbiamo altre forme di meccanismi di difesa studiati da Freud e dalla figlia Anna Freud, che servono anche questi per ridurre l'ansia. Per esempio, una persona può avere dei conflitti inconsci, per esempio ha forti impulsi aggressivi o sessuali, che naturalmente non sono socialmente accettabili. Li può sublimare, si dice, magari fa una professione dove può scaricare questa energia, ad esempio il meccanico, il chirurgo, il ginecologo o la ginecologa e cose del genere, in cui può, diciamo, spostare questa energia in qualcosa di socialmente accettabile. Poi abbiamo delle difese a tutti molto note, che sono quelle ossessive e quelle maniacali. Quelle ossessive ci conducono a avere un controllo dell'ordine, della pulizia, e della casa e del lavoro in maniera ossessiva, con la puntualità, l'avarizia, il controllo del denaro. E quindi queste sono dovute al fatto che la persona ha delle pulsioni che non accetta, aggressive o sessuali, e per tenere sotto controllo aumenta le sue capacità di difesa, anche con delle forme di superstizione, di numeri che ripete a memoria o cose del genere. Tutte queste cose hanno due forme, quelle più leggere, come vedremo, e quelle invece più gravi. Poi abbiamo quelli della serie cosiddetta maniacale, che si differenzia in psicologia, in psichiatria, da quella che è un modo di dire popolare, ad esempio una persona è maniaca o maniacale. Maniacale in senso tecnico significa quando una persona, per difendersi dalla sua sofferenza, sviluppa stati di euforia. Ride continuamente, scherza continuamente, fa sarcasmo, fa altre cose che non sono dovute a uno stato di allegria
o di compagnia, come nella normalità, ma un bisogno inconscio di difendersi invece da stati di sofferenza e tristezza. E così via, come vedete, ognuna di queste difese è inconscia. Quando viene portata alla coscienza, è possibile poi ridurne l'intensità se è diventata disfunzionale. Andiamo a vedere come questo può provocare dei disturbi che in passato, ai tempi appunto di Freud, venivano chiamati nevrosi, laddove c'erano questi conflitti che dicevamo prima tra le pulsioni biologiche e quelle sociali, educative. Adesso tutti gli psichiatri del mondo, essendoci, come voi sapete, tante scuole di pensiero, in psicologia e in psichiatria, oltre alla psicanalisi, si sono dovuti accordare e creare dei manuali riconosciuti a livello internazionale, o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure dall'Associazione Psichiatrica Americana, che svolge un ruolo guida rispetto alle altre associazioni psicologiche, dei vari paesi del mondo. E si sono accordati creando dei manuali, appunto, diagnostico-statistici, che si sono accordati su delle definizioni accettabili un po' da tutte le scuole di pensiero. Facciamo degli esempi. Invece di parlare di nevrosi, si parla di disturbi, in maniera generica, che possono essere disturbi di ansia, disturbi dell'umore e poi, nei casi più gravi, fino ad arrivare a disturbi psicotici. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Nel caso di disturbi di ansia è quello che abbiamo detto all'inizio, quando la persona ha un'ansia che non sa da dove proviene e che può scaricarsi o nel caso della fobia su una situazione o nel caso di altri disturbi come l'attacco di panico, può diventare così intensa che la persona ha paura poi di avere altri attacchi di panico, oppure può essere un'ansia acuta o un'ansia generalizzata, quindi ha varie forme. E poi abbiamo i disturbi dell'umore, che sarebbero quelli della serie depressiva. Anche la depressione è una difesa all'inizio che ci protegge da nuove delusioni, da nuove sofferenze quando siamo in stato di debolezza a causa di un lutto, di una perdita, di una sofferenza improvvisa, di un trauma, ma poi diventa disfunzionale quando la persona per oltre un certo periodo di tempo ha questi tratti di tristezza, svogliatezza, disordine, quindi trascuratezza, eccetera. Quindi nel caso dei disturbi depressivi abbiamo quelli più leggeri, come quella depressione minore, o quelli più gravi, come la depressione maggiore, in cui per un certo lasso di tempo la persona non riesce più a fare nulla, ad andare al lavoro e quindi a occuparsi delle sue faccende quotidiane. Quali sono i criteri che vengono stabiliti a livello internazionale per stabilire la gravità di un disturbo e se questa è una diagnosi vera e propria oppure un disturbo lieve? Perché non è di attenzione psichiatrica. È stato stabilito, perché Freud aveva detto che la salute è la capacità di amare e di lavorare, e poi è stato scientificamente dimostrato ciò, che quando la persona ha un disturbo grave, non è più in grado di svolgere il suo studio e il suo lavoro, e non è più in grado di portare avanti i suoi affetti in campo familiare, siano essi marito, moglie, figli o altro. E quindi questi sono i criteri che vengono utilizzati ancora oggi in psichiatria. Quindi un disturbo è significativo se impedisce alla persona di portare avanti queste cose. Questo è un criterio ovviamente opinabile, ma è stato in tal modo codificato. Quindi viene usato per stabilire le diagnosi, che poi vengono usate anche in campo legale per stabilire anche il risarcimento danni, eccetera.